Amici di Caffè Italia Radio, chi vi parla è Luigi Bellanca. Anche oggi ci occupiamo di uno scrittore siciliano, Vitaliano Brancati, nato il 24 luglio del 1907 a Pachino, per l'appunto. Le sue prime opere sono di propaganda di stampo fascista, ma presto, nel 1934, conoscerà Alvaro, Moravia e altri scrittori di quel periodo e maturerà la sua crisi politica, distaccandosi completamente dalle posizioni fasciste e disconoscendo i suoi scritti giovanili. I suoi romanzi più conosciuti, più famosi, sono Gli anni perduti, il suo primo romanzo del 1941, Don Giovanni in Sicilia, Il Bell'Antonio, e poi un romanzo rimasto incompiuto, pubblicato postumo nel 1959, che si intitola Paolo il Caldo, una storia di un'ossessione erotica alla quale si intreccia una lucida analisi del costume culturale e politico del dopoguerra. E quindi leggeremo oggi di Vitaliano Brancati le prime pagine del romanzo Paolo il Caldo. giugno 1952. Mi trovo seduto sulla terrazza dell'albergo Baglioni, innamorato di mia moglie. Sono le 10 di sera. Ho terminato di mangiare e, grazie alla vitalità che mi ha infuso il vino gelato di Chianti, fra i pensieri che possono eccitarmi a una dolce fantasticheria, ne scelgo uno, che, in uno stato diverso, mi sembrerebbe noioso o addirittura lugubre. Fra pochi giorni avrò compiuto 45 anni. Sino a 3 mesi fa, quando pensavo alla vita, mi pareva che tra i piedi e la testa ci fossero tutti gli anni che avevo vissuti. Io, così basso di statura, mi sentivo alto nel tempo, tentennante come su una pertica, non senza una sgradevole impressione di vertigini e di nausea. Da 3 mesi, invece, si è andato rafforzando in me, senza che io vi prendessi parte attiva, per opera probabilmente di uno sforzo compiuto prima e che ora dava i suoi effetti, un sentimento calmo e quasi lieto. Lieto nel significato mentale di quella letizia che è una condizione forte della mente, refrattaria ad avvilirsi e a imbrattarsi di pensieri scuri, informi e vischiosi. In questa condizione c'è anche posto per il dolore più acuto, ma non per la tetraggine di genere moderno che dà allo sbadiglio del mio amico novale un suono che fa trasalire. Si annoia? O qualcosa che una volta, per la sua estrema vivacità, aggressività e somiglianza con la vita stessa, era considerato immortale, agonizza dentro di lui? La terrazza è illuminata con la vecchia luce elettrica di colore giallo, piovente da lanterne sospese tra le foglie dei rampicanti e che, per le tradizioni del luogo, ricordano un poco l'erificolone. I coperchi di queste lanterne sono verniciate di un gaio colore rosso. Dappertutto vedo allineati vasi pieni di terra, dai quali scattano come bandiere oleandri, fioriti di rosso, giallo e turchino. Domando al cameriere il nome di alcuni fiori, alti e luminosi come fiaccole, disposti intorno al palco dell'orchestra. Egli mi risponde, fermandosi come un cavallo in corsa sulla lastra di un'istantanea. Non saprei, signore, noi li chiamiamo canne. La città di Firenze è in basso, invisibile sotto la linea della ringhiera, fra le cui aste arriva estenuato un riverbero polveroso.
nel cielo scuro, ammorbidito dall'afa, soltanto tre prolungamenti della terra, colorati appena di luce. La cupola di Santa Maria del Fiore col campanile di Giotto, la torre del Palazzo della Signoria e il campanile di Santa Maria Novella. Nello spazio tenebroso e universale in cui sono immerse, queste tre forme di grande bellezza, così umane e vive di genio, danno la pena sottile che si prova nel vedere l'opera dell'uomo misurarsi col tempo e lo spazio. Pena che possiamo superare soltanto con l'aiuto della divina ragione, che ci spiega come il processo per cui siamo arrivati a concepire l'infinito e l'eternità è quello stesso con cui si riesce a comporre la quinta sinfonia o a disegnare la cupola di Santa Maria del Fiore, e che dunque i due effetti di una stessa audacia della mente non hanno nulla da temere l'uno dall'altro, essendo di pari forza, natura ed estensione.